Ciao a tutti amici di EveryEye, qui è Felice con la nostra solita rubrica Happy Gamer ed oggi siamo tornati su Titanfall. Mi sono arrivate alcune mail che mi chiedevano di appunto riprendere il gioco in mano dopo la beta per fornirvi qualche ulteriore gameplay, anche se sul nostro canale ovviamente abbiamo già approfondito adeguatamente questo gioco grazie a video recensioni, gameplay live di Andrea Porta. Quindi niente, mi fa piacere comunque che mi abbiate chiesto di proseguire, probabilmente perché sapete che con gli FPS sono scarsissimo e quindi vi divertite, ecco, a vedermi giocare, e a me va bene anche perché, pur non amando gli FPS, comunque mi diverto a giocarci anche se non sono bravo, ecco. Allora, andiamo subito nell'azione. Ho fatto un paio di partite da quando è uscita la versione ufficiale, quindi le mappe ne ho provate due forse, che non avevo provato nella beta. E niente, direi una classica modalità logoramento per iniziare potrebbe andare bene. Ecco, ci ha già trovato ecco una partita. Nel frattempo ho imposto il nostro solito timer, perché ancora diciamo non l'avevo impostato. Perfetto, ok. E ora niente, incrociamo le dita e vediamo un po' cosa succede. La mappa non la conosco, quindi mappa nuova ragazzi, e ossario. Direi che di ossa ce n'è abbastanza. Vedo dei cosi che volano che assomigliano a dei rack. Ricordate i rack, quelli di Borderlands? Come dimenticarseli? E ecco, speriamo di non fare, diciamo, figuracce, di non morire troppe volte portando il nostro team alla distruzione. Allora, io direi che vado con la classe comando, che mi piace abbastanza, e mettiamo artiglieria per il Titan. Eccoci qua. La modalità è logoramento, cioè attrition, quindi è il classico deathmatch a squadre. Non so se è già iniziata la partita, cioè siamo iniziati in una partita. Sì, forse da pochissimo comunque. Ah, la mappa non la conosco, quindi ragazzi andrò un po' alla cieca. Cerchiamo più che altro di sopravvivere, ecco. Ok, abbiamo ucciso Moshimo. Mi spiace Moshimo, ma la guerra funziona così. Non credo fosse un bot questo. Mi ha ucciso con un calcio volante. Con cosa mi ha ucciso? Vabbè, torniamo. Magari poi proveremo anche altre armi. Nei commenti fatemi sapere di solito voi con che equipaggiamento giocate. È un cecchino. Io il fucile da cecchino ancora non l'ho sbloccato, quindi non sono a un misero livello 3, ragazzi. Cioè, ho fatto giusto qualche partita. Anche perché l'ho installato un paio di giorni fa. Ah, ma questi sono... Ciao. Scusate, non volevo. Non è proprio la migliore arma da distanza del mondo, la shotgun, quindi... Oh, Titan, via. Magari per la prossima cambiamo, passiamo a fuciliere. Ok, perfetto. Ok, magari... Questa mappa ho notato che è prevalentemente basata su spazi aperti, quindi l'idea di iniziare con lo shotgun non è stata ottimale, quindi direi che col fucile d'assalto non dico che cambierà qualcosa e saremo bravi a giocare, ma se non altro potremo fiddare un po' meno, si spera, proviamoci. Non è male questa mappa, però è palesemente proprio ad ampio raggio, quindi direi sì che con un fucile da cecchino forse avremmo potuto ricevere un piccolo vantaggio. Il titano è quasi pronto. Una cosa che ho notato in questo gioco è che l'azione... Oh mio Dio. Ok, abbiamo ucciso qualcuno e non... Ok. Oddio, quanta gente che c'è qua.
Leviamoci. Salve. Questo cos'è? Un bot che mi ha guardato per un po', ma non siamo comunque riusciti a ucciderlo. Ah, potevo rinascere direttamente nel Titan. Fa niente, lo evochiamo. Guardiamo il soffitto. Eccolo qua. Non l'ho ancora provato questo tipo di Titan. Forse è quello che c'era nell'addestramento, comunque. Vediamo se riusciamo a renderci utili. Miseria. Via. Ah, abbiamo già perso. Beh, non mi stupisco avendo me in squadra comunque. non è che si potesse vincere in qualche modo. Vabbè, cerchiamo almeno di evacuare. Col cavolo che evacuiamo. No, non sono proprio buono. Questo qua è invisibile. Devo ricordarmi ogni tanto di usare la furtività anche comunque. Vediamo quanto abbiamo fatto schifo. Abbiamo fatto 9 punti. 1-5-5. Poteva andare peggio. Scappate, amici miei. Oddio, guardate nello sfondo. C'è tipo un cososauro gigante strafigo. Vabbè, insomma. Beh, oddio, non è che quello che è arrivato primo nella nostra squadra abbia fatto un gran meglio, un 8-8, cioè. Vabbè. Speriamo che... Non conoscevo nemmeno la mappa. E la partenza con lo shotgun non è stata intelligentissima. Adesso direi che di default partiamo col fucile d'assalto. Cioè, che ne dite? Facciamo così. Angel City... Oh, questa è la mappa della beta. Quindi, almeno se non altro, la conosciamo. Non ho avuto neanche bene modo di provare questo nuovo Titan. Aggiornamento pilota, partiamo con... Non abbiamo ancora nemmeno le classi personalizzate. Non mi ricordo quando si sbloccano, forse al 5 può essere. Questo qua va tutti a livello 36, 47. Cioè, il gioco è uscito da neanche una settimana. E gente che ha vissuto praticamente qua. Beati loro, che sanno giocare agli FPS. Io massimo di FPS qui riesco a giocare un Real Tournament, quelli vecchi, anche se Real Tournament alla fine è una di quelle saghe che non, diciamo, non è mai proprio degradata totalmente, tipo quella di COD, dove i primi COD erano davvero dei bei giochi, cioè poi è diventato una pattumiera. Cioè, un Real Tournament si è sempre difeso bene negli FPS arena, insomma. Mancano 10 secondi, dai. Carina la musica di sottofondo. Spero la riusciate a sentire. Vai, Angel City. Vediamo di avere un po' più di fortuna stavolta. Era la mappa della beta, giusto? Sì, era questa. Beh, adesso appena la vedo poi ne avrò conferma. Poi mi pare proprio di sì, ragazzi. E niente, fatemi anche sapere nei commenti se l'avete acquistato, se ci giocate anche voi, se giocate appunto su Origin, se volete aggiungetemi, il nick lo vedete, lì comparire un po' ovunque, Fede91 to Black, anche se non ci gioco tantissimo perché appunto non è il mio genere, insomma gli FPS non sono proprio il mio genere, però insomma una partita ogni tanto non si nega mai. Ok. Sì, ok, è la mappa della beta. Salve, signor Bender. Ok. Andiamo a fiddare. Allora, i nemici dovrebbero spawnare. Ok, di là. Ok, diciamo, abbiamo fatto una gran partita finora. Questo è lo stesso che avevo ucciso prima, Moshimo. L'unico forse che ho ucciso fino adesso, praticamente. Ok, abbiamo ucciso un tizio, incredibile. È stato un errore. Abbiamo ucciso un altro tizio, è un errore del gioco, è un bug. Mi dispiace, è un bug. Siamo un pilota.
Colpo alla testa addirittura. Quanti bug, ragazzi. Un gioco pieno di bug che mi fa uccidere la gente, perché io sono una pippa, quindi... No, 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 no. Ah. Moshimo, se è sempre lui, eh. È sempre lui, perché mi sono trovato davanti un titano, non potevo fare molto. Siamo addirittura primi per adesso, ciao, siamo morti. Ok, no, miracolo divino. Secondo me non c'è una bella situazione di qua. Come si attivava l'arma antititano? Ok. Stiamo combattendo bene, ma l'IMC è leggermente... Attenzione. Comunque c'è un sacco di tempo per mostrargli chi comanda. Siamo in una bellissima zona non avendo un titano dalla nostra parte. Questo è messo male. Ok, il mio Titan è pronto. Perfetto, vai. Vai Titan. Vai, salvami. Salve. Non è proprio una grande arma da precisione, questa qua che abbiamo, eh. Non è proprio il, come dire, il massimo. È nemico? Ok, no, non è nemico. Nemmeno riusciamo a distinguere. Qua c'è una strage. Aia. Via, 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 via. Forse riesco a zomparli addosso. Vai. Vai. Salvati. Via, 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 ragazzi. Ah, Moshimo. Non riesco a capire. Moshimo sia il tizio. Ok. Pensavo fosse magari anche il nome di un arma. Perché è possibile che c'è solo lui in sta partita? O mi sta perseguitando, non lo so. Siamo in una bella posizione, eh. Attenti. Ok. Titan, pronto in 30 secondi. 30 secondi. Possiamo sopravvivere 30 secondi? Non lo scopriremo solo vivendo. E sottolineo vivendo. Uno dei miei. Per la serie. Io prima sparo e poi controllo chi è. Oh, 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 via, 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 spostiamoci. Il Titan è pronto. Il mio Titan è pronto. Allora vai, Titan. Grazie. Dimmi, posso entrare nel mio Titan? No, non posso. Grazie. Eccolo qua. Titan! Eccomi! Scusa se ti ho abbandonato così senza cuore. Beh, non stiamo facendo malissimo. Nel senso che pian pianino forse un minimo di... conoscenza del gioco la stiamo acquisendo. Ci abbiamo massacrato questo. Come sconfitta? Dai, ho fatto il bravo. Ho giocato, non dico bene, ma in modo accettabile. Ce la puoi fare a salire qua? Dov'è che dobbiamo salire? Ok, qua. Bravo, sei un genio. Qua? Ce la facciamo, no?
Usiamo le scale. La navicella è in viaggio, corri al punto d'estrazione. Ah, così. Vediamo se ce la faccio. Beh, dai, meno male. La vedo male però adesso, nel senso che... No, ma dai, 2 contro 1 ci ha ucciso. Sto Moshimo qua, che brutta persona. Allora, Moshimo, sei proprio una bruttissima persona. Giuro che adesso, ragazzi, cambio server solo per non giocare più con Moshimo. Posso scriverglielo? E scrivo, guardate, all... Sai che c'è il gamepad che mi... I change server to not play with Moshimo. I hate you. Ecco. Ok, siamo saliti di livello. Via, non voglio più questo server. Basta. Sono offeso. Odio Moshimo. Ok. Se mi ributta in questa mi arrabbio, eh. No, un'altra, Demetra. Altra mappa che non conosco, cioè che non ho fatto. Quindi mi piace, insomma, almeno posso scoprire un po' le nuove mappe. Ultima partita, comunque, è andata bene, nel senso... Non... Contando che 9 volte su 10 sono stato ucciso da Moshimo. Maledetto Moshimo. Pollice in su a questo video se anche voi odiate Moshimo. Tanto... Non sarà neanche italiano Moshimo. Perché nome Moshimo? Vabbè. Demetra sembra una città anche questa. Più tipo, tipo fabbrica industriale, una cosa così. Mm-hmm. Ok. Aspettiamo, carica. Ok. Questa è una sempre fuciliere. Questo qua mi ha dato. Torniamo a questo, dai. Magari mi dà qualche soddisfazione in più. Ah, qua siamo già nel mezzo della mischia. Sì, noi siamo già gente che... Mancano già solo 4 minuti, mi fa entrare adesso. E siamo in svantaggio, grazie. Sono entrato adesso. No, il mio Titan è pronto, di già. Va bene. Salve. Proviamo. Ma volevo studiarla un po' meglio. Ah, basta, già finito. Grazie. Questi matchmaking non hanno senso, però. Va bene, nel senso, non sono morto, non ho ucciso nessuno, non ho fatto nulla. Non picchiatevi. Uccido quello perché mi stava antipatico. Oh, che è sto Moshimo qua? Troppi, siete troppi. Escursione. Ecco il mezzo di trasporto, via. Ce la faremo? Ce la faremo? 2 1 Addio, addio. L'unico, cioè sono l'unico. Cioè sono quello che è entrato per ultimo, che non è morto, non ha fatto nulla e sono l'unico che è scappato. Infatti unico sopravvissuto. È stato appassionante, che ne dite? Guardate, 0-0, ho distrutto un Titan. Attenzione. È stata una gran partita. Che ne dite? Spero magari che la prossima sia un po' più attiva. Cioè nel senso, siamo saliti magari anche di livello? No, ok. Saliti di livello o no? Dai, una bella mappa, su. Campo addestramento. Vediamo, sono un genio. Secondo me il campo addestramento è dove abbiamo fatto l'addestramento. Sfide, è andato 71 minuto, bisogna aspettare qua. Ok, non ho ancora guardato qua un po' gli achievement. Tanto... Facciamo schifo a questo gioco, quindi che achievement vogliamo conseguire? Qua, fieri del nostro livello 4, IOL. Scriviamo report team.
Infatti sì, uno se non riuscite a leggere ha scritto spero che patchino presto il tempo tra un gioco e l'altro. Sì, infatti dai, 70 secondi, miseria. Cioè nemmeno nelle partite a COD. Loading, forse tra i giochi. Non so se si riferiscono. Ah no, allora non si riferiscono forse al tempo d'attesa nella lobby, proprio al tempo di caricamento. Dai. Dai che riusciamo a fare ancora questo match e riusciamo a farlo nel video, quindi. Ok. Dovrebbe essere abbastanza piccola se ricordo la missione d'addestramento. Dispositivo di occultamento dei piloti è fatto per ingannare i Titan ed è meno efficace contro l'occhio umano. Buona sapersi. 3, 2, 1, ora! Let's go to feed! Yeah! Let's go! We love the Capo, questa è la feeding! battaglia di Logan Roy. Elimina tutte le forze Ok. nemiche. Almeno questa la giochiamo dall'inizio. Oh, voglio farlo anch'io. Oh! Che cavolo! Sta volando addosso l'inferno qua. Un nanosecondo che neanche il tempo d'arrivare. Ah, e beh, ovviamente il tizio da dietro. Tizio da dietro. Mi sembra una buona zona dove passare quello. Sta mappa però non me la ricordo anche perché l'addestramento tipo è durato 2 minuti in sta mappa, quindi. In parasera noi scarichiamo caricatori a caso sulla gente. Cioè una doppia. No, 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 no. Ovviamente. Un momento di gloria. Subito distrutto. C'è capitano Fufukuda qua. Salve capitano Fufukuda, lei è stato un mio esempio per tutta la mia infanzia. Sono diventato un Titanfaller. Ho ucciso due bot, sì che sono, ora sì che sono P. Vabbè, meglio di niente ragazzi, giusto i bot posso Stai fermo per puntare 15 secondi. io. E tanto morirò prima di questi 15 secondi. Non mi sento molto al sicuro. Titan è pronto Dai. all'lancio, chiamalo quando vuoi. Vai Titan. Bene, Titan full in corso. Andiamo verso la victory. Pa 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 pa. Sicuro mi trovo un altro Titan in faccia che per qualche motivo vince sempre. Quanta bella gente che c'è qua. C'era uno squadrone di gente. Siamo anche secondi, wow. Non ci credo. Dobbiamo avere proprio dei nemici incompetenti per far sì che io sia secondo, eh. Ma esattamente, ecco. I nemici, dove sono? Io ogni tanto Stai faccio. scherzando No, no, questa no, no. volta. Subiti danni elevati. Ecco, bravo, levate. Questi sono i miei amici. E ogni tanto non noto la freccettina lì. Nucleo danni online. Andando alla grande, continua così e vinceremo la battaglia Sto prima del tempo. andando alla grande, mi dicono. Totale danni aumentato. È improponibile che io stia andando alla grande. C'è un tizio. Il Titan sarà pronto in 2 minuti. Via via via. A 2 minuti.
2 minuti in quest'inferno. Oh. Non posso sopravvivere 2 minuti qui in mezzo, ragazzi. Non mi hai visto, vero? Non mi hai visto. Non mi hai visto. Ah, grazie, ma ha visto quello dietro. Siamo primi? Non ci credo. Ma sì, sicuramente abbiamo dei nemici incompetenti, perché è l'unica spiegazione. No, di lì c'è un titano, non ci vado. Questo è uno dei nostri. Questi sono... Oddio. Non voglio assolutamente morire per nulla, quindi sto... Ok. No. Timer, finiamo questa. Ma dai! Vabbè, respawniamo nel Titan, dai. Dov'è quello là? Vado a vendicarmi. Squadra, stiamo andando alla grande. A meno che l'IMC non faccia un miracolo, non possiamo perdere. Attenzione, perché. Ok, non sono più primo, quindi ci sono possibilità di vittoria adesso. Volevo vendicarmi ancora di quello là. Probabilmente sei tu. Cos'hai detto? Ti ho ordinato di morire, non mi hai sentito. Tenere il joypad pinato. Oh! Bene, squadra, missione compiuta. Perfetto. IMC in arrivo. Beh, qua... Eliminate le unità nemiche prima che fuggano. Qui abbiamo avuto davvero un ruolo... Eliminali prima che fuggano. Abbiamo avuto davvero un ruolo, diciamo, vincente in questa partita. Non salta vero il Titan, no. Davvero, non so se sono io che pian pianino sto un po' imparando come... Come funziona la situazione qui o... La torretta pesante non mi piace. La navicella nemica è arrivata, eliminala prima che si allontani. Detto fatto. Boom! E adesso do scappate. Bella, batti il 5, bro. Oh, abbiamo fatto 7-0-16-4. GG, questa è andata bene, insomma. È andata bene. Ok. Niente, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Saliamo di livello? Saliamo di livello, dai. Saliamo di livello, ho sbloccato... Oh, ok, quindi dai prossimi gameplay avremo la nostra classe personalizzata, eh? Finalmente, ok, usciamo dalla lobby. E niente, allora, spero che il gameplay vi sia piaciuto, ovviamente iscrivetevi al nostro canale, continuate a seguire la rubrica Happy Gamer, lasciate sotto un commento, e vi rispondo sempre, se volete aggiungermi su Origin il nick lo vedete lì in sovraimpressione, chiamate l'899 lo vedete lì, Fade91toBlack, e pollicione in su se anche voi odiate Moshimo, e ci vediamo al prossimo video, bye bye!